Le radici degli alberi sono arrivate fin qui. Con il tempo inizieranno a spezzare le travi e la miniera crollerà una volta per tutte. Il colore delle lettere è quasi completamente svanito. Non è più leggibile. C'è una sbarra di ferro infilata nel barile. Forse era una specie di primitivo rubinetto. Non riesco ad estrarla. È incastrata bene nel barile. Una rete impedisce alla terra di riempire la miniera. Ha resistito una decina d'anni. Speriamo che non ceda proprio oggi. Probabilmente erano piene di gasolio o di olio, ma ora sono vuoti. Il corridoio termina qui, in una montagnetta di terra crollata. Da qui non si va da nessuna parte. Cercherò di rompere le assi. Non so dove porti, ma forse potrei provare a infilarmici dentro, se solo non fosse così buio. Lo scheletro di un soldato. Deve essere morto quando è stata fatta saltare la caverna. L'uomo è stato ucciso da questo grande masso. Alcune parti dell'uniforme non sono ancora marce. C'è qualcosa in tasca. È un piccolo mazzo di chiavi. Una grande componente d'acciaio di un meccanismo. Qualunque cosa fosse, ora è a pezzi. Non è attaccata saldamente alla trave. Sembra essere allentata. Probabilmente è da qui che i rifornimenti venivano fatti scendere sottoterra. Il coperchio comunque è chiuso. Non ho idea di cosa contenga, e nemmeno mi interessa. L'uncino unisce saldamente le due catene. Sembra che qui manchi qualcosa. Semplicemente una montagnetta di terra. Questa parte della miniera è stata allagata. È buia e fredda.
Il legno è fradicio e completamente marcio. Sono in cattive condizioni. Un sacco di robaccia galleggia in superficie. Assi marce, vari pezzi di contenitori e altra immondizia. Un sacco di robaccia galleggia in superficie. L'etichetta sulla latta è a malapena leggibile. Olio. Sembrerebbe integra. Forse è ancora piena d'olio. È troppo lontana. Non ci arrivo. Questo deve portare alla parte principale del complesso. L'aria fresca entra nelle miniere da ventole come questa. Non si muove. La latta è in pessime condizioni, ma contiene ancora un po' d'olio. Un piccolo lubrificatore. La latta è in pessime condizioni, ma contiene ancora un po' d'olio. È ossidato. Nel lubrificatore non è rimasta una goccia d'olio. Ho riempito il lubrificatore di olio.